registriamo. E si registra. Segnalano che l'underground sta manomettendo un cartellone. Altre interferenze. Se riuscissi ad agganciare il segnale. Agganciato. Se l'underground è a caccia di notorietà, forse dovrebbe aprire un allevamento di alpaca. Io mi informerei. E bingo! All'underground. Ehi, ho dei consigli per la campagna marketing. Volete sentirli? Dobbiamo usare un po' il nome. Ok. Devo spegnere il trasmettitore. E fatto. L'underground dovrebbe limitarsi ai volantini, onestamente. Ok, abbiamo fatto una piccola missioncina per iniziare con un po' d'azione. Andiamo avanti. Quassù! La scala antincendio è un po' traballante. Attenzione! Ah, ho capito. Ecco perché ci vediamo qui. Volevo darti buca, ci hai messo troppo. Aiutami, è bloccato. La capsula ha visto giorni migliori. Ricordi la combinazione? Sì, cavolo, Ma come? Dovete imparare il codice a memoria. Non sarò sempre qui ad aiutarvi. Lo impareremo, tranquillo. Lo impareremo, sì, sì. Certo. Allora, sapete già cosa metterci dentro? Capsula segreta. Lo sappiamo solo noi due. Ah, giusto. La prudenza non è mai troppa. Ehi, Rick, pensi di accettare il lavoro alla Roxxon? Perché? Altrimenti lo vuoi tu? Forse. Dipende dall'offerta. Ok, sei ambizioso, eh? Beh, la proposta è allettante. Vogliono affidarmi... le energie pulite. E mi conosci. L'energia pulita salverà il mondo! Adoro i miei piccoli nerd. Oh, parli del diavolo. La Roxxon. Torno subito. Ricordi il codice, vero?
la sequenza di Fibonacci. Bene. Il nostro premio. Beh, del resto il nostro convertitore spaccava. Vero. Secondo te è ancora esposto al museo? Lo spero. Wow. Guardaci. Che due imbranati. Rick è sempre perfetto, invece. Già. È successo qualcosa? Cos'è? Avete litigato? No. Nessuna lite. Finn... È tutto ok. Perché ci siamo allontanati? Cavolo, è tardi. Devo andare. Ehi, sento che ci stiamo nascondendo qualcosa. La prossima volta, niente segreti. Ok? Ok. Forse. Se sarai puntuale. Ci sentiamo, piccoletto. Lo sai che sono cresciuto, vero? Non qui dentro. Prima per guardare la capsula del tempo. Il diploma delle medie fu un'esperienza agrodolce. Finn andò alla Midtown High. Io alla Brooklyn Visions. Ci terremo in contatto, pensavamo, ma il liceo è tutto un altro mondo. Cavolo, è stato bello rivedere Finn. Potrei cercare anche le altre capsule del tempo. Ma più tardi devo tornare per il comizio di mamma. Per fortuna ho il mio abbonamento della metro. Facciamo così. Facciamo così, andiamo veloci. E poi quelle me le faccio da solo. Succede. Telefono c'è, tessera metro c'è, le chiavi di casa? Sì, le ho. Forza! Faremo tardi! Ehi! Bello, ora ti riempio il costume di neve. Lo hai ancora addosso? Sì, per sicurezza. Andrà tutto bene. Però... È per questo che adoro vivere ad Harlem. Venti improvvisati, il miglior cibo in città, musica da paura. Sì, è proprio fico. Cavolo, sarebbe perfetto per la canzone a cui sto lavorando. Devi riprendere a mixare. Sì, sarebbe ora. Allora, un attimo. Ida, ti sei fatto di Rio Morales? La voterai? È strano pensare a mamma in politica. Per me è sempre stata solo un'insegnante. L'attitudine è la stessa, no? Riunire persone, educa. È splendido. Prego. Oh. Scusa. Anch'io voglio iscrivermi al corso di lingua dei segni. Ormai vado forte in spagnolo. Ah sì? Desde quando? Prendo due pastelliglio e un caffè. Esatto. Ti preoccupi trovare qualche abbiamo. Sì, ok, buona. Stavo dimenticando. Deve esserci un modo per rendere agibile l'edificio. Lunedì inoltrerò un'altra richiesta. Gloria! Ciao! Ehi, hey, Miles. Lei è la mia compagna, Steph. Anche lei fa volontariato al FIST. Piacere di conoscerti. Sono sicura che ci vedremo al rifugio. Oh, a proposito. Non hai turni fino alla fine delle vacanze. Sempre che si riapra. Che vuoi dire?
Non preoccuparti. Goditi il comizio di tua madre. Ti chiamo dopo le vacanze. Basta Rios. Abuela li preparava di continuo. Magari ascoltare Rio mi aiuterà. Molti ordinati. Niente, grazie lo stesso. Devo ammetterlo, lo street food di Harlem non si batte. È anche meglio di Brooklyn. Ecco qui. C'è lo zio. Facciamoci un hot dog prima del comizio. Sembrano deliziosi. Zio Aaron, non mi aspettavo di vederti qui. Me ne vado prima che arrivi tua madre. Lui chi? Il mio amico Genki. Mi aiuta con una ricerca sui ragni. Tieni in riga mio nipote, ok? Ci provo, ma con lui non è facile. Sono ancora qui, sapete? Goditi il comizio, ragazzo. Ma gliel'hai detto? L'ha capito da solo. Ti racconto tutto a casa. Il marchio dell'underground. Che altro combineranno? Sì. Beh, spero capiscano che Spider-Man è troppo forte per loro e rinuncino. Magari. Buona fortuna, signora. Grazie, Tim. Guarda, la Roxxon non smette un attimo di vigilare, eh? A quanto pare. Buenas noches, vecinos. Ricordate cosa abbiamo perso quando la Roxxon ha demolito il quartiere? Ehi, è tutto ok? Te lo ricordo io. Sì, è solo lì c'era la gelateria Paolo, comizio, che preparava il miglior gelato artigianale di New York City. E l'asilo Giunipero. Andrà tutto bene, dove molti di noi sono cresciuti. Tua madre è protetta dalla sua gente. La chiesa di Santa Teresa, dove il coro donava la sua poi musica al quartiere ogni ora domenica e mercoledì. Shhh. Anche ora, la Roxxon sta inondando l'intera città con il Nuform, un carburante sperimentale, senza spiegarci i suoi rischi. Questo messaggio è per la Roxxon. L'uomo a cui obbedite, Simon Krieger, è un assassino. Questo edificio è un monumento a tutti i crimini che ha commesso. Non permetterà che apra. L'underground lo fermerà. Qui abbiamo un problema. Fermi! Mantenete la calma! Non puoi scappare! Puntare! Tu pensa a loro! Io aiuto tua mamma. Indietro! Non scherzi! L'aiuto io! Andiamo! Genki, grazie di tutto. Di
e non la bella. Al diavolo voi e le vostre lucine! Cosa è fatta questa roba? Prova a schivare questo! Odio di Dio questi. Posso raggiungerti in ospedale? No, resta al sicuro. Ma sei ferita! E se ti capitasse qualcosa mentre non ci sono? Mijo, stavolta è diverso dal municipio. Stiamo tutti bene. Resta al sicuro. Entiendes? Quando torno, ti faccio firmare il gesso. Ok, ma... nos vemos en casa. Te quiero. Zio Aaron, tutto bene? Tutto bene. Stavo cercando te e tua madre. Dove ti trovi? Vado al Braithwaite Bridge. C'è stata un'esplosione. Ok, ma se arriva la Roxxon, scappa. Capito? Cercheranno qualcuno a cui scaricare la colpa e non si accontenteranno di te. Ok, terrò gli occhi aperti. L'esplosione è stata enorme. Devo sbrigarmi.